Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le candelette Bolk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni il veicolo. Inserisci il freno a mano. Tira la leva di sblocco del cofano e apri il cofano. Rimuovi la copertura del motore. Adesso puoi vedere l'alloggio delle quattro candelette. Ti consigliamo per sicurezza di staccare la batteria. Per farlo, ti consigliamo di guardare la nostra guida Sostituzione batteria Golf 61.6 TDI. Usa una pinza a becchi per staccare l'antiparassitario dalla candeletta. Ti consigliamo di pulire l'area attorno alla candeletta con aria compressa. È importante sapere che le candelette sono estremamente delicate. È molto frequente che si rompano quando le si monta, specialmente se non sono mai state cambiate. Romperle è un bel problema, perché la punta rimane bloccata nella testata. Se decidi di cambiarle, ecco un po' di trucchi per avere maggiori probabilità di successo. Qualche giorno prima dell'operazione, applica dello sbloccante sulla base delle candelette. Rimuovi le candelette a motore ancora caldo e spruzzaci del ghiaccio spray per rimuovere la candeletta e possibilmente staccarla. Usa un cricchetto, una prolunga e una chiave a bussola da 10 per svitare lentamente la candeletta. Finisci di estrarla aiutandoti con una pinza, perché c'è poco spazio di manovra. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Trovi i pezzi e i prodotti Bolk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Prendi la nuova candeletta. Prima di posizionare la nuova candeletta, puliscila nuovamente intorno. Posiziona la candeletta e leggi sulla confezione qual è la coppia di serraggio raccomandata. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Riposiziona l'antiparassitario. Ricollega la batteria. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Justool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.